Ecco l'albero motore incriminato della nuova R1, quello che determina la sua rivoluzione tecnologica, se così vogliamo dire. Questo albero motore non è come quelli classici, con tutte le manovelle sfasate di 180 gradi, ma le ha a 90 gradi, quindi questa a 90, la successiva è a 90 dall'altra parte, l'ultima è ancora a 90 rispetto a questa. La sequenza degli scoppi è 1, 3, 2, 4. Ma a differenza di un motore classico, dove gli scoppi sono 180, 180, 180, questo, dopo che è scoppiato il primo cilindro, che è l'1, si ha una rotazione non di 180 come un motore classico, ma di ben 270 gradi, quindi 180, perché si arrivi al cilindro numero 3. Dopo che è scoppiato il cilindro numero 3, si ha una rotazione di 180 gradi dell'albero, perché scoppi il cilindro numero 2, che è questo. E da qui solo 90 gradi, perché scoppi il cilindro numero 4, che è questo. Quindi in 520 gradi di rotazione dell'albero abbiamo tutti gli scoppi, come un motore normale. La differenza è che alcuni di questi scoppi sono dilazionati diversamente come angolo di manovella rispetto ad un motore classico. Quindi rivediamo l'1, poi 180 gradi, ancora 90, 270 gradi abbiamo il 3, 180 gradi arriva il secondo cilindro, 90 gradi, che è questo, arriva il quarto cilindro. Questo permette di ottimizzare la distribuzione della forza sull'albero motore, in senso di rotazione, della coppia inerziale, che è la coppia dell'albero motore nel momento in cui non c'è lo scoppio, quindi non c'è la spinta del cilindro, cioè il trascinamento delle manovelle, delle bielle e dei pistoni da parte dell'albero motore. Questa forza è molto più rotonda, più omogenea, e permette di dosare meglio il gas e di avere un feeling migliore sia con l'erogazione sia con la ruota posteriore. Ora testeremo sul circuito di Steinkrieg gli effettivi benefici.